Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Frank Maugeri e oggi vi farò vedere gli errori più comuni che si fanno durante i piegamenti a terra. Prima di entrare nello specifico nell'argomento di oggi, vi ricordo, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. I piegamenti a terra sono uno degli esercizi che sicuramente in questi giorni in cui siamo costretti a stare a casa viene più utilizzato in assenza di attrezzi per andare ad allenare il pettorale ed il tricipite. Però molto spesso, soprattutto se non si è molto pratici con questo tipo di esercizi a corpo libero, si vedono degli errori grossolani che possono anche causare piccoli o anche grandi infortuni. Nel video di oggi vi farò vedere proprio questi errori ed alla fine vi spiegherò cosa fare per evitarli e per eseguire il piegamento nella forma più corretta possibile. Andiamo subito a vedere il primo errore. Uno degli errori più comuni che si vede seguire durante i piegamenti a terra, mi raccomando piegamenti a terra e non flessioni, è quello di mantenere i gomiti eccessivamente larghi. L'esercizio apparirà quindi così. Questo avviene soprattutto nelle prime fasi perché il piegamento diventerà molto più semplice, però creiamo tantissimo stress sia a livello dei gomiti sia a livello delle spalle, aumentando il rischio di infortuni. Andiamo al secondo errore. Durante i piegamenti a terra è importante che il corpo rimanga più rigido ed in linea possibile. Molto spesso si vede invece seguire dei piegamenti in cui durante la fase di spinta sale solo la parte superiore del corpo mentre le gambe rimangono basse. Andiamo a vedere come appare. Questo rende l'esercizio molto più semplice. Passiamo al terzo errore. Un altro tra gli errori più comuni che viene commesso sempre per facilitare l'esercizio, perché evidentemente è ancora troppo pesante, è quello di tenere la testa bassa. Così facendo andremo a ridurre il ROM articolare, rendendo l'esercizio molto più semplice. Vediamolo subito. Così facendo rischiamo anche di tenere il sedere più in alto e quindi non in linea, rendendo l'esercizio ancora più semplice. Vediamo però come andare ad eseguire il piegamento nella maniera più corretta possibile. Per andare ad eseguire un piegamento nel modo più corretto possibile, oltre a tutte le raccomandazioni del caso, quindi addome contratto, corpo sempre rigido ed in linea, testa in linea con il corpo, magari leggermente stesa, quindi verso l'alto, gomiti stretti, massimo a 45 gradi, il mio consiglio è quello di utilizzare un supporto visivo. In questo caso, ad esempio, io utilizzerò la linea che ho sulla pavimentazione, però a casa potete utilizzare anche un manico di scopa oppure una tovaglia stesa per lungo. Andremo a posizionare le mani dietro la nostra linea e andremo ad eseguire il piegamento con tutte le raccomandazioni che vi ho detto, portando la testa oltre questa linea. Andiamo! Ricordatevi di inspirare durante la fase di discesa e di buttare fuori l'aria durante la fase di risalita. Anche per oggi il video è concluso. Se ti piace quello che hai visto, ti ricordo di lasciare un like per continuare a supportarmi e di commentare facendomi sapere cosa vorresti vedere nei prossimi video o in generale se hai consigli o critiche sul canale. Ti ricordo inoltre, se ancora non l'avessi fatto, di iscriverti e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Da Frank Maugeri è tutto.